Questa è una tavoletta rongo-rongo, l'isola di Pasqua, l'antico linguaggio pittografico dell'isola più isola, a 5.000 km dal Cile, depositaria di una cultura e di un'autonomia e di una identità fortissima. La tavoletta rongo-rongo contiene questo linguaggio pittografico dove ogni figura è di per sé un pensiero, per quella che è appunto la capacità connettiva e costruttiva poi dell'interpretazione, e contiene un mistero perché ancora non sono stati interpretati letteralmente questi segni, dando adito di per sé a incredibili costruzioni sulla vera origine di quest'isola. In verità io mi sono avvicinato all'isola di Pasqua, dove dirigo un grosso progetto della Louis Vuitton, mi sono avvicinato a quest'isola per innamoramento dei linguaggi che vanno perdendosi, perché viviamo una realtà sempre più inglese, sempre dove più il linguaggio, se non è l'inglese, è il sudamericano, o sarà forse il cinese un giorno, ma con una perdita continua di quelli che sono gli idiomi, i valori, i linguaggi. E noi sappiamo che il linguaggio è direttamente collegato all'identità. Il lavoro di artista lo era già quando recuperai le vecchie porte per Booker Poetico e lavorai con Caterina Davinio, appunto nella comunicazione proprio della porta come pagina di poesia. Anche in quel caso era l'idea che nulla va perduto, vecchie porte portavano poesia. Quella era la Biennale del 2001 con Harald Zeman, che definì un progetto Bunker Poetico un ampliamento del contesto dell'arte. Ma per restare nel tema biennale, anche nel 2005, col recupero dell'Isola della Poesia, con l'Isola di San Secondo, il concetto era lo stesso: recuperare un'isola abbandonata e dargli la dignità della poesia. È sempre la poesia, dunque, che ritorna nel mio lavoro, sono sempre i poeti chiamati alle armi poetiche, ovviamente, per ricordare all'uomo che cos'è un uomo, nel senso che cosa significa in un momento di insicurezza globale come quello che stiamo vivendo, mantenere una forte interiorità che permetta all'uomo di lavorare ancora sull'empowerment. Il progetto Save the Poetry è un progetto, secondo me, che conclude questa prima triade dei miei lavori nelle Biennali di Venezia e che recupera l'antico concetto di Krauss, l'antica casa del linguaggio. Ritorna l'antica casa del linguaggio nell'isola di San Servo, dove ci sarà appunto l'installazione principale del mio progetto, con una sorta di grande mouse in marmo di Carrara, prodotto dall'azienda GVM di Carrara, proprietaria proprio delle cave che furono le cave dove Michelangelo raccolse il marmo per le sue sculture. E non è un caso questo, poiché è proprio la purezza del marmo che viene dato il compito di essere il contenitore di una sorta di cava del linguaggio. Questa cava del linguaggio non è una cava platonica, bensì una cava iperconnessa con il mondo. Difatti è Mercury House One, è stata progettata da un architetto e un astronauta, due fratelli, Vettori, il famoso architetto. Si collocherà per un'ampiezza di 9 metri per 5 metri nell'isola di San Servo e internamente sarà connessa con la poesia e con i pianeti del mondo. Spetterà poi alla mia scultura arricchire questo luogo con pittogrammi e linguaggi del mondo per ricordare che là dentro ancora è possibile la connessione con la materia e la poesia. Spetterà poi a Caterina Davinio, con il suo incredibile lavoro ormai internazionale da anni, di connessione con poeti di tutto il mondo, creare una sorta di piattaforma virtuale, una sorta di isola del cielo, del pensiero, del cosmo, dove sono invitati ad abitare poeti che vogliono, in un certo senso, in questa arca di Noè del sentimento, del vero sentire, salvare, non dico la poesia, non dico l'uomo, ma salvare veramente, incredibilmente, noi stessi attraverso la poesia, attraverso la parola. Perché, come mi ricordava la mia grande amica Fernanda Pivano,
forse non è possibile, ma di certo dobbiamo credere che world change the world.